so sempre io, il vostro Antonio Bevenenda. E benvenuti alla puntata numero 3 del TG Bevene. Prima di cominciare però vi voglio ricordare la solita novena, ossia non fa l'occasionà, iscrivete un canale, ti puoi anche attivare la campanellina che fa tri, così ogni tanto detto sono dei ricchi e ti dice che Antonio Bevenend ha menato un altro video. In questa puntata parleremo di tutte le notizie accadute nel mondo, ma soprattutto parleremo delle notizie più importanti per quanto riguarda il nostro universo, ossia un Bevenenda. Il Bevenendo questa settimana passata stava vincendo 2-1 contro il Torino, ma mannaggia, prima di granata hanno guandato all'ultimo minuto il pareggio con Zazza e ha pareggiato al 93esimo. Tanti sono stati gli onori del Bevenendo contro il Torino, ma purtroppo ci sono stati pure dei difetti. E a proposito di difetti, il premio Lenzola, già lo so che voi avete capito a chi lo diamo. Rullo di tamburi, pernacchie e per sotto abbraccio, il premio Lenzola va a Dabbo. Alla fine della partita un chirurgoscione molle ha fatto quel passaggio, ha fatto sì che Torino ripartisse e andasse nella nostra area a fare il gol del pareggio. Da boncino da boncione, a quanto pare a fine partita negli spogliatoi Dabbo ci abbiano fatto una bella sorpresa. Da sopra alla porta degli spogliatoi l'aspettavano un cappotto e a un certo punto quando è entrato Dabbo, Pupu ci ha mandato un cappotto, un gol e ci hanno fatto uno scorpiglione. Ma di questa storia il mister Inzaghi, che tanto sperava di portare a casa i tre punti, che cosa ci avrà detto? Come al solito abbiamo fatto il nostro sondaggio, abbiamo chiamato a casa tutti quanti i bevenedani e ci abbiamo chiesto: ma che cosa ci avrà detto mister Inzaghi a Dabbo negli spogliatoi? Il 42,6% ha risposto: è una vergogna. Il 27,4% ha detto: Secondo il 16,9% dei bevenedani, Dabbo e per me si chiude, non facendo poco. 12,1 invece ha risposto: se ci stava Simone fosse cagnato. E veniamo finalmente a calciomercato. Abbiamo finalmente preso un bel difensore, viene direttamente dall'Atalanta, il fantastico Simone De Paoli. Appena è arrivato a Bevenenda ha fatto delle dichiarazioni meravigliose ed ecco che vi veniamo il video dell'intervista esclusiva che ha fatto per il TG Bevenenda. Saluto ovviamente i tifosi della Dea, club con il quale ho vissuto gli ultimi mesi, mi sono trovato molto bene, ringrazio tanto. Certo un po' di rammarico c'è perché a Bergamo il vino era buono, ma vuoi mettere Raianico, insomma. Non vedo l'ora di venire a fare spesa da Barletta e poi sono venuto a Benevento soprattutto per mangiare il cornetto di pesce di zucchero, che a Bergamo è un mito, diciamoci la verità. E poi io e Pippo abbiamo già prenotato il tavolo da Beppe 5 euro e saremo lì per sempre. Grandissimo Bevenenda, ormai è conosciuto di tutti voi. Un altro bello giocatore ci siamo portati a casa, l'argentino Adolfo Gaic. Gaic, speriamo che non fa che sta cic. Aio, ma dove sta Gaic? A me pare che... ma pare che c'è Cunningham, come si chiama? Che lei è a Pite. Sensazionale! Ma che addirittura il nostro meraviglioso grandissimo presidente Oreste Vicorito abbia finalmente realizzato un suo sogno, niente poco di meno che Ibrahimovic! Abbiamo l'esclusiva, abbiamo l'intervista, sentitevela! E ci ho deciso di venire a Bevenenda perché dopo che lui è successo con Lukaku io non mi sento buono, la verità è che Pascale Foggia ci conosciamo tanti anni e volessi venire a fare panzina a Bevenenda, perché poi a me Pascale ci piace questa yuca a 3-7, ruba mazzetta, zecchinetta, si ma meglio coppia basciuto dopo lavoro sia il post che la ferrovia, e ogni tanto facciamo un po' di scala 40, sì, però quando poi giochiamo a 3-7 è tutta un'altra cosa, gli chiamo l'asse versis, quindi doppio liscio si arrota. Sì, con il presidente pure mi trova, però con Pascale, no, con Pascale senza offesa, siamo proprio la meglio coppia tutto bene. Non ci sta proprio storia. E per quanto riguarda le notizie, quelle più importanti e fondamentali per oggi è tutto. Passiamo alla seconda pagina del nostro giornale. Le notizie minori, con la cronaca mondiale. A Torre Cuso c'è stata
una donazione particolare. È stato donato un defibrillatore. Sono quegli strumenti che servono a salvare la vita alla gente. Ma questo defibrillatore chi l'ha regalato al comune? E dai papà di mele che agenzie schiattamore a nascere pire. Vendetevi figlio. Sono venuto a Torre Cuso per intervistare una persona particolare speciale. Praticamente in questo paese ci sta un defibrillatore. È stato donato alla polizia municipale, al comune, da parte di un'agenzia di schiattaporto. Ma nasce Pinella, e abbiamo proprio qua il rappresentante. Lei è il signor Carmine Bonanno. Già il nome è una cosa importante. Ho donato questo defibrillatore a tutti i miei concittadini, al comune, al sindaco, all'amministrazione, tutta l'amministrazione comunale. Signor Bonanno, agenzia funebre, ma siete sicuro che funziona questa cosa? Ma penso di sì, pure perché io mi sono immedesimato che questo defibrillatore potesse servire pure a qualcuno della mia famiglia, tipo si sente male mia moglie. E quindi giustamente adesso scarica la batteria, perché si sente male la moglie. Oddio, ho detto alla ditta che ce l'ha fornito di non esagerare sulle batterie. Sentite un po', signor Bonanno, io tengo a Socrate, ma insomma non è stato buono, ma magari si muove prestato, faccio finta di salvare, finalmente ce l'hanno fatto. Ma guardi che da ieri ci sta una lista lunga che deve aspettare. A nome di tutto quanto la popolazione sannita e soprattutto Torre Cusà, vi ringrazio perché avete fatto un'ottima e grande operazione di civiltà. Al di là delle battute l'abbiamo fatto per sensibilizzare un po' a tutti, perché la nostra attività sta tutti i giorni a contatto con persone che muoiono, e purtroppo ci sono delle persone giovani, e quando noi vediamo che accade questo, che una persona si poteva salvare perché non ha avuto un defibrillatore, è una cosa molto importante. Se si pensa che ogni ora muoiono 11 persone in Italia per un arresto cardiopolmonare, che si potevano salvare con un buon massaggio cardiaco con un defibrillatore. La cosa strana è che intorno a questa opera semplice, umana, si stia verificando un grosso clamore. Significa che abbiamo perso un po' di umanità. Se si tratta di tifosi del Benevento, defibrillatore e tutto qua. Se invece si tratta qualche tifoso sacco dell'Avellino o dello Scrotone, zero defibrillatore. Il defibrillatore sarà vietato a tutti i tifosi juventini. Guarda che lo difurmo Benevento. Prima di lasciarci, noi dobbiamo dire soltanto una cosa, ossia forza Napoli. Ah, male, forza Benevento e Napoli. Ah, bravo, questa volta mi siete piaciuti. Da Torre Cuso è tutto. Io ringrazio il signor Bonanno. Arrivederci, forza Benevento. Grazie a tutti, ciao. Uno strano fenomeno è presente nella nostra città. Da diverso tempo accadono eventi particolari. Ossia, se capate di ma sono 7-8 mesi che ho bello e buono, boom, boom, capotato le macchine via Penanzo Bianco, boom, 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 capotato una macchina a Bascia e Palazzino, parcheggio di mercato, boom, boom, capotato una macchina con Pugliale Pellù. Ma com'è possibile che a bello e buono, da che le strade a questi stretti, mai se capo? Abbiamo intervistato proprio il capitano dei vigili urbani, niente proprio di meno che Sua Eccellenza Fioravante Bosco. Ah, verità, facciamo noi. Chissà, mettere in macchina e dividere i sossi in terza fila, da tutte parti, dopo via la Melusa, via la Trancia, il Palazzino, la stazione, tutta per venendo, e poi facciamo pure i multe che si rubavano. Siamo tutti frustrati, ca. Noi facciamo i verbali, ma non ci arriva manca una lira, ca. Manca neve. È 2011, quando è stato? 2012 che mi ho cassato l'ultima multa. A ieri ci ho dovuto fare una multa a moglie, ma manco mi ricordo come si scrive un verbale, ma non c'è più niente. E allora noi ci siamo organizzati, io, un brigadiere, un sottotenente, un maresciallo speciale, un commissario. E io, notte, scim, ci mettiamo un passamontagna, perché ci mi fa fare. Abbiamo un ricco e caputo a me in macchina. Che mi fa? Che sei? Mi dispiace, caputo a me in macchina. Oddio, mi dispiace, ma non porto, sono contento, perché quando è dopo, succhiagnano loro, vanno lanciare sei porta. Capita, ti ritraccio lui, ho fatto buone, io sono d'accordo con voi, se mi serve la mano, vengo pure io, adesso c'è Pinè. Benevento e provincia, sulle testate dei giornalisti tutti quanti in mondo, per via di una omelia fatta da un parroco, Don Francesco Collarine, sentiamola. Più nella scienza, voi pensate che questi che stanno inventando questi vaccini lo fanno per il vostro bene? E credete ancora di più che dopo che vi hanno iniettato quel poco di porcheria fatta anche con gli aborti, pensate ancora che non potete anche più morire? Ah,
Apri di cielo! Si sono rotte le acque! Ma la scepina di qua, ma la scepina di là! Ma Don Francesco invece ha chiarito! Quello che intendeva lui era che l'uomo dovrebbe sempre mantenere un'attenzione e un rapporto tra scienza e fede! E ti lasciano Don Francesco! Siamo d'accordo! Perché noi abbiamo la scienza del pallone e la fede della strega! L'unico vaccino che conosciamo, di cui ci fidiamo al 100%, è chi su qua un B, è un strega, è un bebè, è un pallone! Con questo vaccino noi andiamo dovunque, non ci fa paura niente! Come di consueto, alla fine siamo arrivati alle previsioni del tempo, al meteo! Ma io, ma nasce più, fa friccio, stanno certe la strega a accendere, ma nasce più, ma io non nasce proprio! Allora, giusto, e ci pigliate la sciuleta con poi si spuzzano su co! Per questa settimana è tutto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, facete l'occasione! Ci vediamo sabato a sera a partire contro l'Inter! Vi faccio la diretta sul canale YouTube! Ci sono anche gli altri appuntamenti! Ci sta gli appuntamenti con Peppo Fozza che è là da parte! Che la domenica a mattina ma gli incontri domenicali, parli di letture, culture, se cose che a noi non ce ne porta! Ma raccomando, facci sempre per me! E forza strega sempre! Che la sciarpetta attaccata sul letto è romantica, no, non esiste una cosa più dolce e fantastica. E quando è poda da pensa che stocchia, ma tremana.